Categoria campagne integrate. Questa categoria comprende le campagne pubblicitarie che nella loro media strategy utilizzano più mezzi di comunicazione di cui almeno uno o in stampa o in affissione. Vittorio. È con noi per questa premiazione il direttore responsabile di Donna Impresa Magazine, Valeriana Mariani. Vai ad accogliere Valeriana, vai, vai. Gara. So che vorresti farlo. Ciao Valeriana, benvenuta. Grazie. Allora, no, grazie. Vuoi accompagnare tu Valeriana al podio? Ci penso io. Assolutamente. Non morde, Valeriana, è tranquilla. Mi spiace che qui è così vicino, ma comunque va bene. Raggiungiamo il podio insieme per vedere le nomination. Avis Nazionale, Salva un amico. Industrie Polieco, Kio, Less is More. Warner Bros. Pictures Italia, i Buffi in 3D. Gargamella però. Gargamella, non Garganella. Gargamella. Ramponi, mille sfaccettature. E the winner is... Apriamo la busta. È emozionata Valeriana, ok. Avis Nazionale, Salva un amico. Qualche grazia, ma ti rimetteremo a posto. Mi comunico i dati del ferito. Non ti preoccupare per i jeans, tanto tra poco iniziano i saldi, giusto? Com'è la ferita, grave? Adesso cerco di fermare il sangue, passami le garze. Ti punto una zanzara bella grossa? Sei tu? Certo che vieni proprio bene in foto. Saremo lì tra 5 minuti, avrà bisogno di una trasfusione subito. Sta perdendo parecchio sangue. Stiamo facendo che fortuna, almeno non stai perdendo i capelli. Ehi, non mollare. L'agenzia è Leo Burnett, ritira la scultura all'Art Director André Gidouin, ritirano il diploma i copywriter Federica Margaraggia e Marcus Johansson e la camp manager Barbara Valtolina. Per il cliente che è Avis Nazionale ritira il diploma Sergio Valtolina. Grazie, complimenti, benvenuti. Ciao, benvenuti. Salito Sergio? Ecco. Ah ecco, mi sembrava mancasse ancora un uovo. Allora io approfitto in realtà per fare due chiacchiere con Sergio perché è una campagna importante. Volevo sapere come siamo messi a Donatori in Italia, se stiamo andando un po' meglio rispetto al passato. Sì, direi che si va abbastanza bene. Il fatto è che la gente invecchia e abbiamo sempre bisogno di giovani per rimpinguare quei donatori che ci lasciano per motivi di superata età e anche per motivi magari di salute. Senta. E di conseguenza abbiamo un turnover di circa il 10-12%, pensando che in Italia ci sono circa 1.500.000 donatori. L'Avis ne rappresenta l'80%, da 85 anni che opera in questo campo e speriamo di poter continuare e di poter sempre dare il nostro servizio a chi ne ha bisogno. Perché è importante, perché no? È ci sembrava importante. Giusto sottolineare, dire due parole su questo aspetto, sì, perché era davvero molto importante farlo. Con così l'avvento e il successo dei vampiri al cinema e in televisione, c'è la crisi nel sangue? Ma scusa un attimo, ma siamo partiti. Guardi, up. A tal proposito, proprio qui a Milano tra poco c'è una rappresentazione dei vampiri e ci hanno chiesto di fare... No. Ci hanno chiesto come Avis di essere uno dei loro partner. Certo, certo, ma non era tenuto a rispondere, capisce proposito. Che è un cialtrone, poteva no, anche non rispondere. Questo è una notizia vera. A me fa piacere che lui sia riuscito a rialzare, come dire, il livello della domanda. Però il fatto che ci siano dei vampiri è una cosa vera, a Milano mi tranquillizza molto. Devono essere in coda ancora a ritirare l'iPhone 5, ma presto arriverà. Va bene, grazie, grazie davvero. Grazie di cuore per quello che fate. Un applauso e ancora complimenti a tutti. Grazie davvero.